continuiamo la nostra programmazione, questa seconda parte in mia compagnia, con salutare un graditissimo ospite. Abbiamo infatti in linea il professor Franco Battaglia, docente di chimica e fisica all'Università di Modena. Lo raggiungiamo nella sua casa di Trieste. Buonasera Battaglia. Sì, buonasera a voi. Buonasera. Allora, abbiamo un pochettino tutti respirato l'ebbrezza di poter uscire da qualche giorno da casa, di poter riprendere, almeno si spera, una vita normale di comunità, di incontro anche di amici e non solo di congiunti. E quindi di poter anche godere, speriamo, di quest'estate. Certo che la nostra situazione non è bella, perché la ripresa sarà difficile, piena di incognite e soprattutto con il peso di una economia che si è fermata per 2 mesi e mezzo. Non tutti si sono fermati ancora, per fortuna alcuni settori industriali hanno continuato a lavorare anche se a ritmo ridotto. Abbiamo letto, Battaglia, un suo intervento sul sito di Nicola Porro una settimana fa circa, in cui si diceva che il modello Conte è stato un fallimento. Ma come? Mi sono domandato. Si è presentato in TV più volte dicendo che addirittura gli altri stati avevano chiesto una copia del modello o comunque dei DCPM che lui aveva emanato negli ultimi periodi, e non solo uno, più di uno, e quindi ne avevano fatti quasi un copia e incolla per proprio imitare il modello Italia. Perché lei sostiene che è stato un fallimento, Battaglia? Non l'avessero mai fatto, devo dire. Dunque, uno deve guardare, secondo me deve guardare i dati. Il modello Italia è stato quello di fare un lockdown che è durato 2 mesi abbondanti, e la domanda che ci si pone è: vabbè, ma alla fine di tutto questi 2 mesi di lockdown abbiamo avuto un qualche riscontro? E la situazione è questa: l'8 marzo, quindi il giorno prima che si facesse il lockdown, noi avevamo 7.300 infetti. E l'8 marzo, lo stesso giorno, in Sud Corea c'erano 7.300 infetti. Solo che oggi noi stiamo piangendo 33.000 morti, e i sudcoreani meno di 300. Quindi c'è un fattore, un 100 morti italiani per un morto sudcoreano. Quindi è chiaro che il modello è stato un fallimento, perché la Sud Corea ha fatto cose completamente diverse. Non ha fatto il lockdown che abbiamo fatto noi, l'ha fatto innanzitutto, ha agito in maniera rapidissima. All'inizio di febbraio, mi pare l'8 di febbraio, la Sud Corea aveva già chiuso le sue frontiere all'ingresso dalla Cina. Lo stesso giorno in cui la Sud Corea chiudeva le frontiere all'ingresso dalla Cina, cioè i cinesi in Sud Corea non potevano entrare, lo stesso giorno noi abbiamo avuto il sindaco di Firenze che lanciava l'hashtag "io abbraccio un cinese", e noi abbiamo potuto ascoltare, chi l'ha ascoltato, da Fabio Fazio, il ministro nostro italiano, Speranza, alla fine a metà febbraio o alla fine di gennaio, non mi ricordo, che a domanda "ma come mai questi qui stanno chiudendo tutto?" e dice: "questo qui è una questione è un problema delle multinazionali". Quindi noi abbiamo avuto un lockdown eseguito dopo che abbiamo chiuso le porte, dopo che le vacche sono scappate. È stato totalmente inutile. Questo nostro lockdown non ha salvato nessuna vita. Noi abbiamo 33.000 morti, e la domanda che uno si deve fare è: quanti sarebbero dovuti essere morti per dire che il metodo sarebbe stato un fallimento? No, noi siamo i primi al mondo,
per morti nei fatti. Ora non possiamo paragonarci con gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono di morti, ne hanno avuto il triplo di noi, ma gli Stati Uniti sono 6 volte noi come come estensione e come popolazione. E quindi, esatto, se noi facciamo il paragone, cioè gli Stati Uniti e l'intera Unione Europea hanno avuto grosso modo lo stesso impatto da parte del virus. Però se togliamo gli Stati Uniti e mettiamo i paesi in ordine di morti totali, noi siamo praticamente al secondo posto, al terzo posto, assieme al Regno Unito. E anche il Regno Unito hanno sbagliato, perché questi che cosa hanno fatto? Anche loro hanno fatto il lockdown, ma l'hanno fatto in grave ritardo. Poi hanno pensato di poter fare questa immunizzazione di gregge, che è una sciocchezza colossale, che ha detto il premier inglese, perché l'immunizzazione di gregge ha senso quando tu fai un vaccino a tappeto per cercare di raggiungere il 95% delle persone della popolazione che è protetta dalla vaccinazione. Non è che lo fai per l'immunizzazione di gregge facendo ammalare il 95% di persone. Cioè, quindi è stata una cosa, un errore anche lì di grossa valutazione, e lo stesso Trump ha sottovalutato il problema. Nei fatti in Occidente hanno tutti sottovalutato il problema e tutti colpevoli. Non è una cosa nuova, non è una cosa che noi possiamo dire con il senno di poi è facile a parlare, perché ripeto, in Vietnam, a Singapore, a Hong Kong, in Sud Corea hanno immediatamente capito innanzitutto che era un virus pandemico. Perché quando un virus come questo virus, che si può trasmettere da persone non infette, cioè da asintomatici. Asintomatiche, sì. Questa diffusione da asintomatici è proprio la caratteristica del virus pandemico. Quindi l'hanno capito, è stato capito con ritardo, ma è stato capito con ritardo qui da noi in Occidente, non l'hanno capito immediatamente contro quei paesi asiatici. Allora, voglio dire, io all'inizio, devo essere sincero, ero un po' scettico, perché ogni anno abbiamo sempre ogni volta un virus nuovo che poi insomma sembra una sorta di al lupo. Però io, come lei, come tutti noi, non abbiamo le informazioni. Chi ci governa doveva immediatamente essere consapevole di cosa stavano facendo i sudcoreani. Io non lo sapevo, ma il nostro ministero degli esteri lo doveva sapere. Quindi questi non hanno saputo valutare. Poi un altro problema grosso: noi abbiamo alla sanità un ministro che è un incompetente totale, cioè questo non sa nulla, ma proprio nulla. Uno laureato in scienze politiche non può sapere nulla. Cioè, è chiaro che se tu hai delle persone, ti affidi a cosiddetti esperti. Io nel mio piccolo sarei un esperto, un tecnico, lo sono stato, no? Però è chiaro che ci sono da dire che quando ci si è tra colleghi poi si hanno pareri diversi, no? Questo è normale. E a questo punto, primo. E poi se tu mi chiedi così a titolo d'amicizia cosa pensi, il mio pensiero lo dico. Se io mi si pone una domanda e la domanda diventa ufficiale, diventa ma allora possiamo star sicuri se agiamo così? Ma non ci sarà mai nessun tecnico che ti dirà possiamo star sicuri, perché poco succede qualcosa. Allora il tecnico si deve sempre coprire le spalle, deve stare attento a quando parla, no? E purtroppo è così, anche perché non ci siamo dimenticati che è successo a quelli dell'Aquila, quando c'è stato uno che ha detto, dice, beh, insomma, qua noi i terremoti non li possiamo prevedere, insomma andiamo, a che possiamo fare? Andiamo a dormire sperando che non succeda alla fine, no? E poi è successo invece il terremoto e quelli sono stati inquisiti dalla magistratura. Sono stati processati. Ma d'altra parte come si fa? Cioè non si hanno delle certezze, no? Allora uno per
per star sul sicuro, non dirà, cioè non ci sarà mai nessuno, gli chiede, chiunque gli senti, ma allora possiamo agire così, possiamo dire alla gente, per esempio, che ne so, possiamo aprire i cinema, e nessuno ti dirà sì, lo possiamo fare. Certo che è una scelta politica, dopo diventa una allora necessità anche. A questo punto cosa ci vuole? Ci vuole una persona che sia in un ministero, che deve prendere delle decisioni, che ascolta esperti che sono dello suo, dove lui stesso è un esperto, ascolta le varie, i vari pareri dei suoi colleghi, no, se ci fosse stato un Veronesi, un Sirchia, avrebbe saputo che cosa fare. Perché ci sono, uno ascolta i pareri, dopodiché sa discernere, ma Sto Speranza non capisce neanche il linguaggio di quelli che dicono questi qua. Sto Speranza è quello che appunto da Fabio Fazio aveva detto che se quelli stavano facendo il lockdown in Cina era perché erano le multinazionali che avevano deciso così, l'ha detto, l'ho sentito con le mie orecchie. D'altra parte l'esperto che lui che lo sosteneva, che era accanto a lui sempre alla stessa trasmissione, che il professor Burioni aveva detto, non ci sono gli elementi per ritenere che in Italia ci sarà alcuna epidemia, insomma passata una settimana è successo quello che è successo. Il finimondo, certo. Ora io non voglio accusare Burioni, forse Burioni è stato troppo, faceva bene a star zitto, no? Però in ogni caso qualunque cosa uno può dire, no, il ministro Speranza, qualunque parola poteva dire o Burioni o qualunque altro collega di Burioni, Speranza neanche le capisce quello che stava a dire. E quindi non poteva discernere. E quindi noi abbiamo fatto questo lockdown inutile, è stato inutile, non è stata salvata neanche una vita. Noi abbiamo avuto, ci sono paesi al Principato di Monaco, già da 3 settimane che i bambini sono a scuola, in Svezia, anche la Svezia è un altro problema, perché la Svezia non ha fatto nessun lockdown, ma proprio niente, non ha fatto niente, come quasi non fosse successo niente. Il risultato è che loro il virus non l'hanno ancora, non sono ancora in alto mare col virus, non si sa ora che cosa succederà nel futuro, però sta di fatto che al momento, pur avendo cominciato più o meno come abbiamo cominciato noi, e sono messi di gran lunga meglio in proporzione, gli svedesi sono molto minori, molto meno di noi, ma comunque in proporzione hanno avuto la metà delle vittime che abbiamo avuto noi, cioè nessuno al mondo ha avuto le vittime che abbiamo avuto noi. Il nostro grosso problema è stato che siamo stati un paese che è stato, ove la sanità è stata massacrata dal governo di Mario Monti in poi, no? La sanità è stata massacrata, il progetto del governo Mario Monti, seguito naturalmente da tutti quanti, anche dalle regioni, qui anche in Friuli, dove in questo momento mi trovo io, quando c'era presidentessa della regione Friuli, la Serracchiani, no? E questa qua a quel tempo diceva, si vantava del fatto di essere in linea con la decisione del governo di portare da 4 a 3 posti letto per 1000 abitanti. Quindi noi ci siamo ritrovati un paese che è stato non pronto ad accogliere e a curarsi delle persone malate, noi paghiamo fior di tasse per poter avere una sanità decente, invece hanno fatto morire gli italiani a casa propria senza la possibilità di prendersi cura, e hanno continuato, tra l'altro continuano a dire se qui gli infetti dovessero continuare a salire, chiudiamo di nuovo, che è di nuovo un grosso errore, non devono chiudere di nuovo, devono prendere le misure per garantire a chi si ammala di essere curato. Questo è il fatto. Qui noi abbiamo, ancora stiamo a parlare, a discutere se uno si accende la TV, il telegiornale, se ci sono o se non ci sono le mascherine, poi quest'altro cretino che ha detto che ha messo le mascherine con prezzo calmierato, che è un prezzo inferiore al prezzo di produzione delle stesse mascherine, certo che non si trovano, non aveva senso, se uno vuole calmierare il prezzo, guarda qual era il prezzo di queste mascherine 6 mesi fa,
no? E metti come limite quel prezzo lì, il prezzo di 6 mesi fa nessuno aveva bisogno di mascherine, le mascherine erano vendute a un prezzo decoroso, a un prezzo qualunque esso fosse, metti un limite a quel prezzo, non metti una cosa sotto costo che non ti trovi, di fatto queste mascherine non si trovano. Semmai lo poteva anche commissionare lo Stato e distribuirle gratuitamente ai propri cittadini. Ma anche senza bisogno di distribuirle gratuitamente, anche al costo, perché poi insomma gratuitamente poi non si capisce perché gratuitamente, cioè uno, una cosa è un costo, non si capisce perché uno quando va a comprare un pacchetto di sigarette deve pagare e perché non può pagarsi non si può pagare la mascherina. Perché te lo impongo, perché te la impongono. Ma la impongono perché per protezione tua, caspita, sì, no? Sì. È normale che sia così, se tu sei, se ti impongono di avere un'assicurazione dell'auto, se vuoi girare con l'automobile, ma questo non vuol dire che l'assicurazione è una cosa gratuita, no? È normale che sia, ma il problema qui non è, io non credo che il problema sia un problema di chi compra le mascherine, è intanto che le mascherine ci sono e non ci sono, e poi quando ci sono che siano vendute al loro prezzo senza che il prezzo sia gonfiato dal bisogno, però neanche metterle a un prezzo che è sotto costo. Poi in ogni caso non è neanche questa gran cifra, perché se uno compra le mascherine lavabili, se ne compra un set di 6 e le lava, ne lava una al giorno, quindi il problema non è economico. Quello che avrebbero dovuto immediatamente fare, no, era dare ordine a tutte le aziende, anziché chiuderle, tutte quelle aziende tessili che non ci voleva niente dire, signori, smettete tutta la vostra produzione di magliette e cose, perché tanto qui abbiamo bisogno di altro, e mettetevi a produrre mascherine a milioni, no? Mettetevi nel mercato, noi le facciamo, ma qui ancora noi siamo un paese dove ancora non ci sono queste mascherine. La Sud Corea, per tornare alla Sud Corea, immediatamente cosa ha fatto? Ha dato ordine alle proprie aziende che lo potevano fare di produrre i tamponi e i reattivi per fare il test sui tamponi, e quando ancora noi avevamo già 10.000 morti, la Sud Corea già faceva 10.000 tamponi, poi 20.000 tamponi al giorno. Di conseguenza questi cosa hanno fatto? Come hanno agito? Hanno capito innanzitutto immediatamente la natura pandemica del virus, hanno cominciato a testare a gogo tutti quelli che potevano testare, no? E man mano che qualcuno risultava positivo, mettevano in lockdown quelle persone, andavano a controllare i conviventi di quelli che stavano, di quelli positivi, gli facevano il tampone, andavano e mettevano in lockdown eventualmente l'intera famiglia. Ma non hanno messo in lockdown un paese. Cioè tu non puoi chiudere 60 milioni di italiani a casa solo perché ce ne sono, poniamo, 600.000 infetti. Individua quali sono gli infetti e cerca di contenere così. Sì, anche perché giustamente Battaglia, lei cita la Sud Corea, appunto, come lei giustamente ricorda, tracciava le persone che erano affette da questo virus, dopodiché vedeva, verificava e monitorava le persone che potevano essere venute a contatto con le persone contagiate che avevano anche mostrato sintomi, e a queste persone non è che le isolavano, gli facevano il tampone. Gli facevano il tampone, era l'unico modo per sapere e quindi contenere, senza rinchiuderli in casa. Gli facevano il tampone. Noi invece facciamo i tamponi soltanto a chi mostra sintomi. Questa è la nostra stata la filosofia sanitaria. È stata sbagliata perché sappiamo che questo virus si trasmette anche da asintomatici. Quindi sì, però i sudcoreani, una volta che uno risultava era positivo, allora lo tenevano in isolamento. E certo. Questo sì. Cioè, quindi di fatto la filosofia, cioè, ma tanto per parafrasare Mao Zedong, la filosofia del
punirne uno per educarne 100, noi qui ne abbiamo puniti 100 per educarne uno, per dirlo al contrario. Cioè noi abbiamo fatto un lockdown a tappeto su tutto, in modo assolutamente innanzitutto tardivo. Anche quando l'avessimo voluto fare, che poi non sarebbe neanche stata una cattiva idea, ma bisognava farlo non il 10 di marzo, bisognava farlo il 10 di febbraio. Già si sapeva, i nostri ministeri le informazioni le dovevano avere, no? Si sapeva qual era la situazione, se ne parlava, io mi ricordo, ero proprio a Trieste intorno a metà di febbraio e si parlava di questo virus. Il 15 febbraio ero a Trieste e si parlava di questo virus e anzi speriamo che non ci sia, che non mi, non, non mi infetti in treno, ma era il 15 febbraio. Ma eravamo quindi io questo pensiero l'avevo fatto già nella TV, se ne parlava, no? E noi il lockdown l'abbiamo avuto il 10 di marzo, quindi 15 più 10 con 25 giorni di ritardo. Si doveva fare, se si fosse fatto il lockdown sin dal 10 di marzo, allora avrebbe funzionato. E questo si spiega anche il perché la strage anche degli anziani nelle casse di riposo. La tardiva chiusura delle casse di riposo, comunque il monitoraggio. Il tardivo controllo, esattamente, delle case di riposo, bisognava immediatamente bloccare tutto, ma non si è capito niente. Non si è capito niente, probabilmente qualcuno dagli esperti l'aveva fatto notare e io ne sono sicuro. Perché so di una casa di riposo in cui, che era gestita da uno che era un infermiere, no? No? Lui gestiva questa casa di riposo, ha capito subito la cosa, ha chiuso prima ancora con un mese di anticipo rispetto a quelle che sono state poi le norme del nostro paese, lui ha chiuso l'accesso ai parenti, dei suoi ricoverati, ai suoi parenti, ha detto: sentite, se voi lo volete ve lo prendete e ve lo portate a casa, se volete vederlo oppure sta qua. Certo. La gente ha capito, si è fatta convincere, ma era un infermiere, era un semplice infermiere e nella sua casa di riposo non ha avuto neanche un caso. E quindi insomma gli elementi c'erano per agire. Ma noi il famoso consulente di Conte, che è quello che ha detto, questo Ricciardi, che disse che le mascherine non servivano, ma disse che non servivano solo perché non ce n'erano. Ma se tu ti puoi trasmettere principalmente attraverso goccioline di saliva che spargi in giro, no? È chiaro che è attraverso il naso e la bocca, è chiaro che le mascherine hanno una loro funzione, no? Non ti permettono di non immettere all'esterno queste goccioline, te le tieni tu e quelle degli altri non vanno dentro il naso, dentro la tua bocca se sei in giro, se sei nei mezzi pubblici. Ecco, abbiamo fatto tutto sbagliato e la prova è 33.000 morti, questa è la prova, ecco, del disastro. Battaglia, la questione è che abbiamo anche assistito, giustamente lei nel titolo dice il modello Conte è stato un fallimento, cioè lei individua un responsabile e non più responsabili, perché quello che è stato tentato anche di fare è creare anche una confusione sulle responsabilità della diffusione del contagio, perché e i sindaci e le regioni, però non dimentichiamoci che con tutti i limiti che possono avere anche e gli errori che
che possono essere stati commessi dai presidenti delle regioni. È anche vero che il governo, quando ha voluto, ha diffidato, ha impugnato le ordinanze. È il governo centrale che ha la responsabilità del paese. I DPCM li ha emanati Conte, non poteva emanarli né Fontana né Ceriscioli qui nelle Marche, né Zingaretti nel Lazio, né la Santelli in Calabria. Quando ci hanno provato Ceriscioli e Santelli, sono stati le loro ordinanze impugnate e sospese dal TAR. Come esempio qui nella regione Marche, Ceriscioli aveva emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole, Conte è intervenuto, ha impugnato l'ordinanza, le scuole sono state quindi riaperte per via della sospensiva da parte del TAR, dopodiché dopo due giorni Conte ha richiuso tutte le scuole. Quindi c'è una responsabilità centrale che dobbiamo individuare, non possiamo... No, la responsabilità è, dunque, per quel che mi riguarda, quel che capisco io, la responsabilità è esclusivamente, c'è una responsabilità centrale, perché allora, quando si dice che le regioni sono responsabili della sanità, sono responsabili della sanità significa che sono responsabili della parte amministrativa e devono curare, e organizzativa, no? Tanto per cominciare. Allora, dunque, ripeto, il grosso problema è stato il fatto che questo benedetto o maledetto virus ha questa caratteristica di diffondersi molto rapidamente e di dare sintomi che richiedono, che non possono essere curati stando con i pannicelli caldi a casa, ma avevano bisogno dell'intervento di pronto soccorso immediato, no? Ecco, aver scelto una politica che ha ridotto, che ha tagliato la sanità, aver fatto questo tipo di politica, che non è stata una politica regionale, è stata una politica ordinata dal governo centrale, a cominciare dal governo di Mario Monti, il quale, se vi ricordate bene, l'Italia doveva fare i compiti a casa. E fare i compiti a casa significa che l'Italia doveva ridurre le proprie spese. Siccome il nostro capitolo di spesa più importante è quello della sanità, è chiaro che se tu vuoi fare una riduzione che abbia un qualche senso, che dia risultati quantitativamente significativi, li vai a fare proprio sul capitolo di spesa che è il più grosso di tutti, no? Perché se tu fai tagli del 10% sulla sanità hai risparmiato un sacco di soldi, se tagli del 10% che ne so, su cultura e spettacolo, no, chiaramente non risparmi niente, no? E quindi c'è stato questo primo grosso problema, che a monte del quale c'è l'Europa che ci ha chiesto di dover ridurre le nostre spese, e quindi è stato toccato la sanità, e questo è cominciato col governo di Mario Monti. Dopodiché ci sono quindi delle responsabilità del peggioramento della nostra sanità degli ultimi 10-15 anni, appunto, che ho già detto. Poi oggi invece la responsabilità è del governo centrale di Conte, perché innanzitutto ci ha messo al Ministero della Sanità un emerito cretino da un punto di vista di competenze sanitarie. Avesse avuto anche la ministra Giulia Grillo, no? Che è un medico, magari quella avrebbe capito meglio che cosa fare. Quindi sto sperando, è rimasta assente. Abbiamo avuto noi un problema sanitario enorme, no? E avete mai visto Speranza che ha detto qualcosa? No, l'ultima volta che ha parlato è stata quella di dire che erano le multinazionali quelle responsabili del fatto che in Cina stavano facendo il lockdown, no? E questo lo possiamo ascoltare tutti, non è che è una cosa che mi sto inventando io, in effetti uno cerca speranza, cerca
coronavirus e Fazio. Esatto, ed è vero che alla fine di gennaio c'è questa bella dichiarazione di Speranza che era tutto inventato. Sì, ma Conte aveva detto che era tutto sotto controllo insieme a Speranza. Sì, esattamente, quindi noi abbiamo avuto, il fatto è questo, che noi stiamo pagando, noi abbiamo pagato, e questo lo so da un punto di vista sanitario, ma anche da un punto di vista di economia, noi abbiamo pagato il grosso prezzo che abbiamo, che stiamo pagando, è quello di aver messo a governare il paese degli incompetenti. Cioè, capisci, se, quando tu, uno, noi abbiamo creduto, dice, sai, c'è questa gente che è andata avanti a furia di vaffa, alla fine uno li può mettere lì a fassare poi il ministro, questi qua che dicono vaffa, perché sono nati così questi grillini, no? Sono nati così. Allora, tu metti Di Maio, no, Di Maio che è un fallito, da un punto di vista professionale, questo era un fallito, no? Si è iscritto prima, si ha provato a studiare ingegneria e non ci è andato avanti, si è spostata a giurisprudenza, peggio che andare di notte, finalmente si è spostata a scienze politiche, ma anche lì non ha continuato perché poi ha fatto la sua brillante carriera politica, ma è sempre un incompetente, no? Uno che fa il ministro degli esteri, lo so fare anche io il presidente del consiglio, così se c'è un problema vi dico chiudete tutti, statemene tutti a casa, nessuno si muova, è facilissimo, così cosa ci vuole a far così? Cioè, anziché prendere delle misure per poter far andare avanti il paese e tenere sotto controllo un problema, no? Questo ci ha messo, a momenti ci sparavano, ci seguivano con i droni, poi delle cose ridicole, gente che si faceva magari una corsa da solo, veniva fermato e anche multato, non si capisce perché, mai uno da solo, dovesse infettare chi? Quindi non lo so. Una confusione totale, e la cosa più incredibile è che uno sente, c'è questa idea che Conte ci avrebbe salvato non so la vita di chi, signori, 33.000 morti, nessun paese al mondo, Hong Kong è una città, credo che abbia 10 milioni di abitanti, se non di più, 20 milioni, non lo so, si può sapere quant'è, ma siamo diversi, milioni, una città a densità di popolazione elevatissima. Bene, il coronavirus c'è stato lì, il paziente 1, paziente 0, che abbiamo avuto noi in Lombardia, l'hanno avuto anche a Hong Kong. Soltanto che a Hong Kong hanno agito esattamente così come hanno agito gli altri paesi orientali, no? Hong Kong a oggi ha 4 morti, non 33.000 come ce l'abbiamo avuti noi. Questa è la verità, è questa, che il governo Conte ha la responsabilità morale di aver fatto morire migliaia e migliaia di persone per semplice incompetenza. Battaglia, un'ultima cosa, perché il coronavirus comunque ha cancellato almeno per 2 mesi e mezzo, adesso non so quanto durerà, questo silenzio da parte della mobilitazione ambientalista. Greta non si è sentita più, si è sentita in maniera sporadica, e soprattutto abbiamo potuto anche constatare che con tutto ciò che le città erano vuote e non girava neppure un'automobile, l'inquinamento nelle città non è che sia completamente precipitato a zero, perché mi sembra che l'indice di inquinamento delle città, delle maggiori città, delle metropoli, sia su posizioni non tanto differenti da quelle da quello che si registrava quando c'era la libera circolazione dei mezzi. E questo è stato detto perché in definitiva le automobili o qualsiasi mezzo di trazione a gomme in città contribuisce all'inquinamento neanche per il 10%, e poi non è dovuto neppure al tubo di scappamento, ma è dovuto all'azione frenante delle gomme sull'asfalto.
tutt'al più, e quindi abbiamo un grado di inquinamento in modo particolarmente elevato, ad esempio nelle metropolitane e quindi nei mezzi pubblici di trasporto. Tutto questo ci ha fatto dimenticare almeno lo scioglimento dei ghiacciai o comunque ci ha fatto dimenticare il fotovoltaico e l'eolico. Io ho paura che prima o poi ritornino questi ragionamenti degli ambientalisti. Per un periodo, poi le cedo la parola per finire, si era detto addirittura che uno dei veicoli del coronavirus potevano essere anche le polveri sottili, se ricorderà, l'avrà letto pure lei. Sì, a me infatti, ma quante sono un sacco di chiacchiere. Allora, anche qui c'è una grossa responsabilità, di questa Unione Europea. Io mi auguro che l'Unione Europea crolli quanto prima, perché è una disgrazia che i paesi europei ci hanno appesa una palla al piede di ogni paese europeo. Nei fatti, questa Unione Europea che negli ultimi anni ha rotto tutti quanti le scatole dicendoci che c'era questo problema planetario, questo primo problema mondiale, no? Che era quello del clima, ora di colpo stiamo scoprendo che il vero nostro primo problema è quello di avere una sanità decorosa che ci possa curare nel caso del momento in cui ci ammaliamo. Questo è dove devono andare il denaro, non nelle tasche di quei gran truffatori che sono quelli che vanno a diffondere il terrore sul clima, che non c'entra niente. È gente che si deve impiantare appunto pale eoliche, impianti fotovoltaici con la scusa di un problema finto. Noi abbiamo un problema vero, che ha causato soltanto in Italia, ripeto ancora, 33.000 morti, e che è quello di dover avere una sanità decorosa, ed è lì che deve andare il denaro. Quindi chiunque si azzardi a parlare su ancora come il problema del clima, come il problema del pianeta, è bene che la gente lo zittisca, e quando va a votare sa chi deve andare a votare, tanto per cominciare. Sì, è certo, i gretini sono tutti zitti, che devono dire? Chi di questi qua si azzarda a dire: ma guardate, abbiamo il problema planetario del clima, quando esiste finalmente, è venuto fuori uno dei problemi planetari reali che abbiamo sempre avuto, ora sta emergendo perché è venuto il virus, no? Ma il problema esisteva anche prima, perché era denaro così che veniva sfornato non soltanto dalla sanità, ma anche dalla cura di quello che si chiama dissesto idrogeologico del nostro territorio, che è abbandonato. Ogni autunno ci abbiamo un'alluvione. Perché? È perché il denaro è spostato dalla cura del territorio, così come dalla cura della salute della gente, è spostata sugli impianti fotovoltaici, sugli impianti eolici, su queste cose delle energie alternative, che sono una cosa farlocca. Lo stesso governo Conte ha potuto reggere questo governo, che peraltro è un governo mai eletto, cioè noi in questo momento ci ritroviamo a essere governati, no? Dal partito del PD, che alle ultime elezioni ha preso una sonora batosta perdendo le elezioni. Noi siamo governati da chi ha perso le elezioni, questo con il beneplacito e la benedizione di Sergio Mattarella, questa è la verità. Noi siamo in una totale disconnessione della democrazia. Tornando invece all'inquinamento, appunto, abbiamo finalmente la dimostrazione, abbiamo qui due dimostrazioni. Uno, il fatto che quando si dice che bisognava ridurre il traffico per ridurre l'inquinamento, abbiamo ridotto il traffico, abbiamo praticamente azzerato, l'inquinamento non è ridotto. Perché? Perché la ragione dell'inquinamento, prima ammesso che esista, così grave come dicono, sono ben altre, no? Nel mese di febbraio e di marzo ha fatto freddo e la gente si deve riscaldare, e noi ci dobbiamo riscaldare, certo non con l'elettricità del nucleare, ma ci dobbiamo riscaldare bruciando gas e bruciando gasolio, tanto per cominciare. E questa è una prima considerazione da fare sul problema
sul problema dell'inquinamento. Quindi il traffico, quando ci dicono mettiamo le targhe alterne, mettiamo le domeniche a piedi, tutte queste cose qua, ma abbiamo la prova provata che non avevano alcun effetto, perché abbiamo avuto un totale fermo senza avere nessun beneficio reale. E quindi niente, quindi il problema è questo, che ci hanno sempre additato un problema finto che non esisteva, ed è stato invece sono state voltate le spalle e sono stati trascurati i problemi veri e ne stiamo pagando le conseguenze. Vero. È vero, Battaglia. E solo che vorrebbero farlo così, scivolare via senza tanto clamore, per ritornare poi alla carica dopo, perché gli interessi sono tanti e l'abbiamo più volte, anzi lei l'ha più volte sottolineati quali sono, e l'ha accennato anche poc'anzi. Benissimo, io la ringrazio, sempre molto gentile, Battaglia. Grazie. E a presto, grazie. E buona serata. Ci sentiamo, grazie mille.